il Celano l'anno scorso in seconda divisione retrocesso, squadra che ha un ottimo attacco come ho detto, ma anche una difesa piuttosto vulnerabile con i suoi 5 gol al passivo. Eclisietta, poi la conclusione bellissima e grande parata, la conclusione è stata di Negro a fil di traversa e deve superare Antonelli, lo supera, bravo Melchiori, entra in area Melchiori, indietro e sbaglia Russo il suo destro. Il Celano, bella palla centrale per Russo, la botta di destro e ancora a fil di palo. Scusate, io dico sempre Russo e Negro, quando io dico Russo pensate a Negro, non riesco a capire nel mio cervello che succede, non ci sono le sinapsi che collegano evidentemente i neuroni che riguardano uno Negro e l'altro Russo. Melchiori, la sua conclusione ancora all'altezza del primo palo, ha risposto bene il giovane Nutricato con una mano a evitare e si è allontanato senza essere ammonito, poi è stato richiamato, attenzione Melchiori, rete! Gol di Melchiori, bellissimo il gol di Melchiori, vantaggio della Maceratese con Melchiori servito da uno splendido calcio di punizione di Negro che ha pescato Melchiori sulla diagonale opposta e Melchiori all'altezza del secondo palo di precisione. In campo batte il calcio d'inizio della ripresa la squadra biancorossa, cerca il Celano di andare avanti, bella azione del numero 7, lancia e blocca all'altezza del primo palo. Marani dà disposizioni di piazzamento Marani ai suoi compagni, poi Monti ancora lui e blocca all'altezza del primo palo Marani, che era una palla non facile ed è sull'esterno in questo momento, errore di Russo e in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura, errore clamoroso davanti alla porta del giocatore biancorosso, ma in questo momento l'arbitro segnala la chiusura della partita, quindi la Maceratese espugna il campo del Celano con il gol al 40° del primo tempo di Melchiorri.